Presidente, lei invece ha spiegato benissimo, insieme anche al Presidente del Comitato, il Presidente del Comitato Promotore, l'aspetto tecnico, burocratico e amministrativo. Quello che mi ha colpito invece è la battaglia politica. Quindi posso pensare che nella prossima agenda politica la battaglia per la macro regione sarà oggetto di discussione forte in seno alla battaglia per le regionali? Ma noi la sfida poi ricade in un momento elettorale, questo è utile, nel senso che oltre a discutere delle coalizioni che dovranno misurarsi chiaramente con la vittoria elettorale, e abbiamo tre grandi regioni che votano, perché abbiamo votato in Basilicata, in Abruzzo e in Molise, ma ora bisogna votare fra 6 mesi Campania, Puglia e Calabria, quindi diciamo le regioni che sono più grandi, e quindi è una grande occasione per affrontare il tema. Una sfida importante. Grande sfida, soprattutto alle forze politiche, ma ai cittadini, che noi ci rivolgiamo ai cittadini che dovranno sostenere chi sostiene il referendum, chi accetta la sfida di un sud più forte, di chi accetta la sfida di un sud autonomo per gli aspetti costituzionali, ma chiaramente con la schiena dritta, che non accetta le condizioni del nord del paese. Ma la soddisfazione è grande, è stato fatto con il contributo di tutte le realtà che hanno insieme smussato le proprie differenze, trovato i punti di unione e non di divergenza, che è una cosa, come dire, che al sud spesso non si riesce a fare. Il percorso è stato lungo, perché fare le cose per bene inevitabilmente impone dei tempi tecnici, insomma. Siamo arrivati finora, come dire, laddove tutti non immaginavano potessimo arrivare, cioè all'indizione del referendum. Sappiamo che, essendo un automatismo per cui dopo 6 mesi si dovrà indire il referendum, tutte le forze politiche che si misureranno in Regione Campania e i candidati una parola su questo tema la dovranno dire, la dovranno spendere a favore o contro, non potranno esimersi. Questa è già una battaglia vinta, nel senso di aver vinto la battaglia delle idee. Ho partecipato e si è conclusa in questo momento la conferenza stampa, dove il comitato promotore con tutte le parti hanno finalmente dato il via al referendum per consultivo per una macro regione autonoma meridionale. È un momento di grande emozione per tutti quanti noi, perché è una battaglia che negli ultimi 158 anni nessuno aveva avuto il coraggio di farla. Insieme a noi anche Basilicata ed Abruzzo si sono accodate, a breve si accoderanno Puglia e Molise e Calabria anche, dove ci sarà una manifestazione importante insieme al Presidente della Regione. La macroregione meridionale autonoma sarà oggetto di campagna elettorale di tutte le forze politiche che credono in questo valore, in questo principio. La parola d'ordine è non barattare l'autonomia del Sud con il regionalismo differenziato del Nord. Noi siamo il Sud, lo siamo orgogliosamente, non siamo secondi a nessuno, quindi avanti tutta.